Signore, io non capisco. Questo ha un'abbagliante evidenza. È che non posso farmi bocciare. Oh, non si sottovaluti, signor Kunz. Io sono persuaso che può. Ogni anno alla Barton Academy, studenti, professori e impiegati lasciano il campus per le vacanze di Natale. Ma ci sono sempre alcuni sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia e uno sfortunato che li deve sorvegliare. Signor Annan. Buongiorno, Marie. Ho sentito che tocca a lei fare il babysitter quest'anno. Come ci è riuscito? Ha studiato qui anche lui, lo sapevi? Per questo sa come farci soffrire. Oh. I nazisti non erano scappati tutti in Argentina. Faccia silenzio, Tully. Si è appena guadagnato una punizione, signorino. Essere in questo posto insieme a lei è già una punizione. Figlio di puttana, avrà un'altra punizione. Crede che mi piaccia farle da babysitter? No, ho pregato che sua madre rispondesse al telefono, che suo padre si palesasse con un elicottero o un disco volante. Mio per padre è morto. Non può dire a un ragazzo che a Natale è stato abbandonato dai suoi che nessuno al mondo lo vuole. Che le dice il cervello? Ci siamo solo noi, quindi stia alla larga da me e io starò alla larga da lei. Lei a molti di noi non va a genio, per lo più la odiano, anche i docenti, ma questo lo sa già. Io trovo il mondo amaro e complicato da morire e il mondo di me ha la stessa opinione. Lei e io abbiamo questo in comune. Non ho mai avuto un Natale in famiglia come questo. Grazie, Mary. Non c'è di che. La storia non è un semplice studio del passato, è una spiegazione del tempo presente. Quando espone le cose in questa maniera e ci aggiunge un po' di pornografia, capire è facile. Vorrei proporre un brindisi ai miei due improbabili compagni. Angus! Mi sbirci nella camicetta? No, figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. Questo è il suo Rubicone. Non attraversi il Rubicone. The Holdovers, lezioni di vita. Ah, Gesù, signor Adam,